Una delle possibilità per attribuire le misure fatte in punti dello spazio al resto dello spazio è costituita dai poligoni di Thyssen. Come si possono costruire questi poligoni di Thyssen? Beh, consideriamo tre punti, in questo caso la situazione è semplice, andiamo a costruire il triangolo che li unisce. Nel triangolo andiamo a costruire le mediane, che si incontrano ovviamente nel baricentro del punto, ed estendiamo le mediane allo spazio nella direzione esterna al triangolo. A questo punto lo spazio risulta diviso in porzioni di area, ciascuna che contiene uno dei punti, e abbiamo fatto una tassellazione dello spazio, quindi Z1 sarà il valore attribuibile alla porzione arancione, Z2 alla porzione verde e Z3 alla porzione azzurra. Qui la situazione è semplice, diventa più complicata quando si hanno più punti. Quando si hanno più punti, per esempio 5 punti, il problema è costituito dal fatto che non esiste un unico modo per unire questi punti in triangoli, perché per esempio potremmo unire i punti in questo modo, questi tre punti. Questo altro, potremmo quindi adottare questa soluzione, oppure potremmo adottare una soluzione diversa, per esempio quest'altra. E quindi esiste una certa arbitrarietà nel fare questa operazione, che viene di solito risolta usando degli algoritmi che sono chiamati algoritmi di triangolazione di Delaunay, triangolazione di Delaunay. Una volta che abbiamo i triangoli, naturalmente il nostro problema è praticamente risolto, perché per ognuno dei triangoli andiamo a costruire il baricentro e questo ci consente di suddividere uno spazio nei vari punti. Questo si chiama anche tassellazione di Voronoi. Il vantaggio di questo metodo è che se noi abbiamo delle mappe, della carta e della penna, il metodo risulta abbastanza semplice da applicare. Risulta più complicato da applicare invece se si usano dei computer. Se si usano dei computer, perché entra l'implementazione dei sia della triangolazione di Delaunay che di Voronoi, questa è una V, e quindi del Voronoi, deve seguire certi algoritmi per essere più efficiente. Ma detto questo, mi sembra che la situazione sia chiara su come si suddivide lo spazio. Certo,
In questo modo, nei punti di confine, per esempio in questa situazione qui, il valore a destra e a sinistra della linea subisce generalmente un salto, non è continuo. E quindi questo metodo Mal si adatta a descrivere variabili che nello spazio variano.